Gianni Colacione dal 39esimo congresso del Partito Radicale Transnazionale. Siamo alla seconda giornata e siamo in compagnia appunto di due compagni, scusate il gioco di parole, Ugo Villul e Rafa Vigliero, che ci illustreranno la loro operatività, la loro radicale all'interno dell'associazione Barcellona Radicale. I radicali sono anche presenti a Barcellona, è un'idea che esce dai confini nazionali e europei, come abbiamo potuto vedere con le altre interviste, e sentiamo Ugo che appunto ci illustra qual è l'attività di questa associazione. Ma prima di questo volevo appunto chiedergli, stando al congresso del PRT, come se è il suo primo congresso qui, cioè il primo congresso del Partito Radicale Transnazionale, e come gli sembra anche come partecipazione. Sì, grazie Gianni. Allora, non è il mio primo congresso, è la prima, seconda parte del congresso, perché abbiamo già assistito a febbraio a Chianciano alla prima parte del congresso. E diciamo che la prima volta, perché l'ultimo congresso è stato nel 2002 a Ginevra e Tirana. Quindi ecco, io ancora non facevo parte del partito, infatti sono entrato nel 2004 a Roma e lavoravo nella Rosa nel Pugno come ufficio legislativo insieme ai compagni radicali. E adesso mi sono, dopo la caduta del governo Prodi, mi sono trasferito a Barcellona, dove ho conosciuto Rafa e l'associazione Barcellona Radical. E in particolare ci siamo conosciuti al congresso dell'ELDR, che si è tenuto nel 2009 a Barcellona, e da allora abbiamo cominciato la nostra collaborazione. Rafa ha creato l'associazione Barcellona Radical e il partito Radicales nell'anno 2003-2004. Nel 2003-2004, e nel 2009 ha incontrato me, e insieme abbiamo deciso di sviluppare un po' l'associazione, di fare delle modifiche statutarie, e adesso io sono il tesoriere dell'associazione. L'associazione adesso prende anche iscritti, fino a poco tempo fa non era possibile per lo statuto, non c'era la possibilità di iscriversi. La nostra associazione è principalmente divulgativa, abbiamo due siti, uno in catalano che è barcellonaradical.net, uno in castigliano che è radical.es, che si occupano appunto di divulgazione di notizie radicali in Spagna e in Catalogna. E quindi questa è l'attività principale. Poi organizziamo anche scuole politiche, partecipiamo a manifestazioni in collaborazione con altre associazioni affini, e facciamo attività politica un po' a tutto tondo. Non ci siamo ancora presentati alle elezioni, ma forse in un futuro si potrà pensare. Non sappiamo ancora gli sviluppi della società, insomma siamo positivi. Grazie a te. Parliamo con Rafael e tu ci farai da traduttore. Rafael, qual è diciamo il fervore politico che si vive in questo periodo in Spagna? Sappiamo che ci sta questo movimento degli indignados, come credo si pronunci, chiedo scusa allo spagnolo. Ci sono delle speranze di miglioramento anche di diffusione delle idee radicali attraverso una collaborazione con questo movimento, oppure è una cosa a sé stante? Oh, prima di tutto chiedo di scusarmi del mio italiano, lo supplirà Ugo se non riesco. Non serve la mia traduzione. No, sì, serve come vigilanza, perché okay. Sicuro che farei qualcuno stop. Okay. In qualsiasi caso, nella Spagna il movimento di indignados è un movimento da rivolta, non da rivoluzione, spontanea, non male gestita, sempre dalla non violenza esplicita di tutto il movimento, ma non un movimento politico, un movimento di reazione sociale. Noi come radicali ci siamo offerti a assessorare in un tema specifico con l'associazione Azione per la Democrazia sul tema della riforma del sistema elettorale. Per noi è interessante, anche significativamente interessante a livello politico. La partitocrazia spagnola è ancora più dura, solida, petrea che la italiana. È diverso, ma è veramente un nemico molto, molto forte, no? E in più nella Spagna non c'è neanche un piccolino di cultura liberale, libertaria, come avete a Italia. L'avete un piccolino, ma c'è. Da noi no. Allora, il lavoro di un'associazione radicale transnazionale nella Spagna, Barcellona ad esempio, è veramente parte di un livello molto basso, e questo è il nostro lavoro fino al momento.
È importante che volevo chiedervi, la Spagna si sta apprestando a un post Zapatero. Ecco, quali sono, diciamo, le prospettive? Noi avremo un post Berlusconi, che è un pochino una stagione che pare volga al tramonto, ma non si può mai sapere. E c'è un post Zapatero in Spagna. Quali sono le prospettive? Allora, noi speriamo vivamente che questo governo del PP, che stanno per allestire, sta per entrare in funzione, sia più un governo parallelo al governo Monti, un governo più tecnocratico, che si occupi più del fattore crisi che del fattore diritti civili. Speriamo che i diritti acquisiti durante l'era Zapatero, le due legislature di Zapatero, si siano cristallizzati nella società e non siano più da mettere in discussione. Abbiamo visto delle dichiarazioni della conferenza episcopale spagnola che hanno detto che non chiederanno ai deputati del PP di cambiare queste leggi, e speriamo che così sia. Speriamo che si concentrino sui temi economici. Sappiamo che in Spagna i temi economici sono affrontati meglio a governi di destra, come era con il governo Aznar e lo sviluppo spagnolo, e i diritti civili sono affrontati più dai governi di sinistra. Speriamo che questa divisione di competenze rimanga anche durante tutta la legislatura e non cerchino di cambiare diritti acquisiti che in Spagna ci sono e siamo felici che ci siano. Quindi praticamente tu dici, speriamo che si sedimenti il meglio fatto sia dagli uni che dagli altri. Esatto. E si possa progredire verso un progresso, anche qui in gioco di parole, insomma, mi sembra che la crisi soprattutto. Ecco, parliamo un po' di questa crisi. Allora, ne parliamo con Raffaele. In Italia, vabbè, abbiamo una crisi economica che è ormai datata da parecchi anni. La Spagna anche non se la passa molto bene. Socialmente, diciamo, le fasce che subiscono un disagio economico sono molte, sono quelle in qualche modo rappresentate da questi indignatos, oppure, diciamo, la situazione in evoluzione non è così drammatica da un punto di vista economico, ma soltanto da un punto di vista finanziario, come una macroeconomia. Un'opinione. Sì, no, io non sono economista, non capisco un cazzo, si dice, sulla questione, ma riprendo di prima. Indignados è un movimento da reazione su una situazione concreta. Nei paesi mediterranei abbiamo delle risorse sociali per dulcificare la situazione di tensione sociale, alleviare. La famiglia supple il welfare state.